differenti, e cioè il tema della cultura visuale per me è divenuto uno dei grandi temi politici del nostro mondo globale, perché l'importazione delle idee visuali occidentali nel globo sul titolo di universalismo è finito e entriamo in una nuova fase storica dove abbiamo anche dei problemi con la cultura visuale. Ma devo venire al mio soggetto. Il testo che leggerò è un frammento di un frammento, una parte di un saggio occasionale per una certa occasione. In verità ho voluto scrivere un libro sulla storia dello sguardo, come ho intitolato le mie conferenze al Collège de France, cioè la storia dello sguardo, 3 anni fa. Ma di fatto sto terminando un libro sulla storia culturale della perspettiva, il quale chiamerò La scoperta dello sguardo. Un'altra storia della perspettiva, una storia della cultura dello sguardo anche nel confronto alla teoria scientifica araba, che è il fondamento della scoperta della perspettiva della rinascita. Una situazione molto strana e molto meno conosciuta. Però sono presentando, come oggi, dei pezzi di un'iconologia dello sguardo. Questo tema per me entrerà in studi per un'antropologia dell'immagine. Ho formato recentemente a Karlsruhe, qualche anno fa, nella scuola di nuove media, un gruppo di giovani ricercatori di 7 discipline, cioè filosofia, storia della letteratura, psicologia, storia dell'arte, eccetera. Il gruppo adesso, dopo 4 anni, sta pubblicando 3 volumi con i titoli, per esempio, Cultura dell'immagine, Immagine e corpo nel Medioevo e Culture visive in conflitto. Inoltre sto pubblicando come editore un nuovo libro nel quale Gottfried Böhm scrive una lettera a Tom Mitchell per discutere che è il tuo pictorial term. Invece Mitchell risponde con una lettera al Gottfried Böhm che è il tuo iconic term. Così credo in questo libro si troverà tante informazioni sulla formazione personale dei concetti di questo iconic term. Il mio proprio libro, Bildantropologie, è stato bene ricevuto a Parigi, dove Gallimard ha pubblicato sotto il titolo Vers une anthropologie de l'image. In questo rispetto ho proposto di investigare la relazione tra immagine, corpo e medium. Corpo come un tema frequentemente ignorato dalla cosiddetta Medienwissenschaft, e medium non nel senso delle grandi media del nostro tempo, ma come medium delle immagini. E questo non un discorso sull'arte e non un discorso sulle opere d'arte, anche se mostrerò oggi degli esempi dell'arte, ma per me un discorso differente che si riferisce alle nostre immagini mentali e fisiche. In questo senso adesso sto completando la trigonometria di immagine, corpo e medium con un quarto fattore, il quale è lo sguardo, un legame, lo sguardo, tra corpo e medio, un portatore delle immagini sulla strada tra corpo e medio, medium nel senso di foto, cinema e così. A questo momento
termino con le mie proprie parole e cominciano le parole di Michele Cometa. Gli sguardi sono complici delle immagini, una complicità che vanifica la distinzione categoriale che sostanzia i rispettivi discorsi. È difficile dire dove finisce lo sguardo e inizia l'immagine. Certo, le immagini sono sempre destinate ad un spettatore, ma spesso invitano lo sguardo ad un gioco o ad una contesa in cui lo attraggono, lo respingono o lo confondono. Inoltre, i nostri sguardi producono immagini con le quali noi classifichiamo il mondo. Eppure su schermi, fotografie e dipinti, dunque su dispositivi mediali, troviamo dei rivali sotto forma di immagini che noi non abbiamo prodotto e di cui semmai ci dobbiamo appropriare affinché anche per noi si trasformino le nostre immagini. Qui il nostro sguardo si ritrova da ogni punto di vista in società, cioè impegnato come sguardo singolo in un'esperienza collettiva. Se accettiamo queste immagini, esse ci appaiono come se vedessimo con i nostri occhi ciò che ci dimostrano. Se le respingiamo, ci appaiono invece come quinte che alterano il nostro mondo. È possibile che immagini di questo tipo si lasciano catturare dal nostro sguardo e lo reificano, o, nell'altro caso, si lasciano catturare dal nostro sguardo che se ne appropria secondo nostro volere. La tesi che le immagini rappresentano il nostro sguardo viene contraddetta dal fatto che gli sguardi sono irrepresentabili e resistono ogni definizione. Le immagini possono rappresentare lo sguardo solo indirettamente o implicitamente, lasciandogli un'esca o approntandogli una trappola. Così però lo rendono un oggetto del proprio desiderio visivo. Certo, ci sono nelle immagini anche sguardi degli altri con cui scambiano gli sguardi o lo evitiamo. Per converso, le immagini attraggono i nostri sguardi quando li stimolano col desiderio. Stimoli che sono polisemici. Si può trattare di cose che esercitano su di noi un fascino particolare, ma anche comparire come lacune in un'immagine, in cui il nostro sguardo vuole vedere molto di più di quello che effettivamente può vedere. E così facendo finisce per scorgere se stesso. Queste varianti ripetono specularmente un'esperienza dello sguardo che normalmente non si rende visibile. Possiamo parlare di una prassi secondaria dello sguardo in cui si rappresentano modalità dello sguardo che noi sul vivo utilizziamo costantemente. Essa è secondaria solo nella misura in cui proietta sugli artefatti un primario dominio dello sguardo che è legato sempre al corpo. Una nuova iconologia consisterebbe nello spostare l'accento dalle immagini allo sguardo che queste immagini servono o rispecchiano. Un'iconologia dello sguardo non è una contraddizione in sé, già che lo sguardo è stesso immaginale e nelle immagini trova un territorio familiare. La prassi dello sguardo corporeo autonoma o primaria, quella che si instaura tra soggetti che guardano, e la prassi dello sguardo eteronoma o secondaria, davanti alle immagini, un'immagine, necessitano di un collegamento che deve essere considerato una traduzione, cioè una traduzione, diciamo, di un sguardo diretto
ad un sguardo davanti a delle immagini. Essa viene prodotta tramite l'immaginazione, naturalmente, cioè quando noi trasformiamo gli artefatti in immagini vere e proprie, o in partner dello sguardo. Lo scambio di sguardi con le immagini che non hanno vita, e qui mi avvicino naturalmente a Mitchell, lo scambio di sguardi che non hanno vita è una facoltà dell'immaginazione. Certo, noi possiamo scambiare sguardi solo con esseri viventi. Tuttavia, noi replichiamo agli sguardi rappresentati nelle immagini come se esseri viventi li puntassero su di noi. L'esperienza del risveglio del nostro sguardo, quando incontra lo sguardo di un altro nell'immagine, si può solo simulare, anche se i limiti di tale simulazione stanno proprio nel sorriso. Nello scambio di sguardi con un artefatto, cioè variante 1, e nell'appropriarci di tali artefatti con lo sguardo, variante 2, dimentichiamo il medium in cui essi sono prodotti e li animiamo con la stessa nostra vita, cioè con la nostra vita che progettiamo e alle immagini. Progettiamo su di essi il nostro stesso sguardo o altri sguardi che sembrano reagire in nostra presenza dell'immagine, come se tali artefatti fossero soggetti viventi. Questi due modi di rapportarsi alle immagini li pratichiamo anche nella vita, ad esempio davanti allo specchio e dietro una finestra. Intendo con finestra una soglia simbolica che si pone tra il mondo e lo sguardo. Specchio e finestra sono luoghi simbolici nei quali diveniamo coscienti del nostro sguardo. Lo specchio ci restituisce lo sguardo. Attraverso la finestra invece gettiamo il nostro sguardo. In tal modo la cornice crea una sorta di libertà dello sguardo e un luogo, un punto di vista. Il monitor si avvantaggia dei nostri sguardi dalla finestra, è naturalmente molto più complicato. Il video dei nostri sguardi allo specchio, e frequentemente naturalmente gli artisti di video sono quelli che si rappresentano se stessi davanti al video. Le immagini corporee e tecniche si rafforzano a vicenda esattamente come avviene davanti allo specchio e alla finestra. L'uomo sa produrre media visuali perché conosce come un mezzo il proprio corpo. Cioè, questa è una cosa molto importante per me, non si deve dimenticare che il corpo è il mezzo, il medium originario principale e tutti gli altri medi sono secondari, seguono dopo. Perché il corpo, il proprio corpo come medium, attraverso il corpo e l'esperienza dei sensi, con il mondo e ci appropriamo di noi stessi nell'immagine. Non sono le immagini ad essere protesi del corpo, quanto semmai tutte le tecniche mediali con cui produciamo immagini. Infatti, le immagini si creano già nel corpo, ma si rendono visibili solo nei media a loro destinati. Il medium è il milieu di quelle immagini che si rendono visibili. Cioè noi possiamo rendere visibili per noi le nostre immagini, tutte le altre immagini hanno bisogno dei media affinché divenire visibili. La disponibilità ad accogliere uno sguardo altro che ci viene indirizzato da un'immagine, variante 1, ovvero l'aspettativa di ritrovare il nostro sguardo in un'immagine, cioè sempre
un altro sguardo o il mio sguardo. Tutte e due sono presenti nelle immagini, ma sono due varianti molto differenti. Sono condizionate da presupposti culturali che hanno determinato nel corso della storia anche il nostro scambio con specchi e finestre. Uno scambio è molto differente secondo la situazione storica o sociale. Scopofilia e scopofobia proseguono nelle culture degli sguardi e nelle varie epoche confini costantemente incerti. Cioè non abbiamo scopofilia e non abbiamo scopofobia. Abbiamo sempre le cose insieme, ma con un accento differente e con una relazione differente. Confini incerti e non segnano un discrimine puro. La rappresentazione dello sguardo non si può ridurre ad un unico denominatore comune, perché, e questo è anche una cosa molto importante per me, percezione e sguardo non sono sinonimi, ma stanno in una relazione molteplice. Spesso io apro un libro che è intitolato Lo sguardo, invece io trovo qualche volta qualche cosa sulla percezione. In questo caso credo che non sono convinto che questo è legittimo. La parola tedesca Blick si è separata molto tardi da Blitz, lampo o baleno. E così parlando ci ricordiamo costantemente del fatto che qualcosa ci coglie come un baleno, così come diciamo che uno sguardo ci coglie. Il concetto francese di regard si associa a quello di prendre garde, che significa qualcosa come prendersi cura di, cautelarsi. In inglese significanti simili sono contenuti in regard and regardful, che a loro volta si avvicinano a watch and watch out. Katia Silverman ha sviluppato su basi lacaniane la sua analisi adoperando concetti come gaze and look. Allora, watch, watch out, gaze and look, and gaze and glance. Norman Bryson distingue tra gaze and glance, intendendo per gaze lo sguardo concentrato e prolungato, e con glance invece uno sguardo erratico ed arbitrario. Il regard trae la forma stabile delle sensazioni visive fugaci, mentre il glance, ovvero il coup d'œil incontrollabile, opera subtilmente e impercettibilmente. Adesso arriviamo ad una crisi della mia presentazione, perché Michele mi ha convinto di non portare i miei diapositivi, ma usare qui questo apparecchio. Danke. Wunderbar. Grazie, grazie. Questo è per me una premiere oggi. Sono un po' ritardato naturalmente, ma posseggo 40.000 diapositivi, allora era un po' resistente alle novità. Man Ray in un'opera del 1922 ha colto il ritmo sensomotorio della nostra percezione. Ecco la fotografia di un occhio umano montato sulla lancetta di un metronomo. Questo è il glance, nel senso di Bryson. L'occhio così disposto oscilla velocemente al ritmo del metronomo. Allora naturalmente la fotografia è pazza, perché si dovrebbe mostrare un film per vedere questo oggetto in operazione. Allora è già sbagliata, eh? È già il gaze. Invece io volevo parlare sul glance. Yeah. L'occhio così disposto oscilla velocemente al ritmo del metronomo in modo che i nostri occhi
sono costretti a seguire l'oscillazione come gli spettatori di una partita a tennis. Nel flusso delle impressioni visive, solo uno sguardo consapevole può interrompere il ritmo meccanico degli occhi. Man Ray ha posto un'ironica istruzione per l'uso. Io cito: ritaglia da una foto l'occhio, regola il tempo e prova a distruggere questo oggetto con un solo colpo di martello. Naturalmente non è il martello, ma di fissare col nostro occhio. Il martello è il simbolo del nostro occhio che non raggiunge questo. E arrestare in un secondo tempo il movimento veloce e costante del metronomo che imita il ritmo dell'occhio. Per questo il titolo Object to be Destroyed può essere inteso come oggetto di cui lo sguardo vuole appropriarsi. Nello stesso anno, Man Ray trovò in un ritratto di Jean Cocteau una metafora per lo sguardo fisso, per gaze. Il poeta tiene con entrambe le mani una cornice vuota, in modo che il suo volto diventa un'immagine. Si pone così la questione della cornice. Adesso un famoso neurologo tedesco sta pubblicando un libro sulla cornice nella nostra testa. Cioè, se vediamo le immagini, noi facciamo uso di una cornice interna mentale. Così qui è la cornice esterna, ma naturalmente abbiamo una cornice interna. Altri volte non potremo distinguere le immagini che sono importanti per noi, ma saremmo vittime del flusso continuo, senso motorico, delle sensazioni visive. Io sono anche adesso, sto pubblicando qualche cosa con una distinzione che è per me molto importante, cioè la distinzione tra immagine e il visuale. Cioè il grido che il discorso sulle tante immagini, sulla gigantesca flux delle immagini oggi è sbagliato, perché sempre diciamo immagini, no, sono sensazioni visuali, visivi. Per divenire l'immagine è bisogno qualche volta in più, ma non posso discutere questo punto adesso. Scusate che da questo punto io faccio uso della pittura storica, per me non esiste una così grande distinzione tra tra la nostra età e la storia. Io insegno per 13 anni, ho insegnato a una scuola per le nuove media, e quando sono arrivato e dico: per me non è arte recente o antica, per me è arte buona e male. Questa è l'unica differenza. Allora, voi vedete qualche cosa che forse è molto conosciuto. Nel suo autoritratto viennese, il giovane parmigianino non punta ad un ritratto classico, ma tasta con l'occhio l'immagine che si compone sulla superficie curva dello specchio. Qui non c'è un dialogo tra due sguardi, ma si tratta del tentativo di catturare la pura impressione visiva su una superficie di vetro, che deforma impetuosamente l'aspetto del pittore. Già Vasari era affascinato dal fatto che il piccolo dipinto non si riusciva a distinguere dallo specchio reale di un barbiere. L'immagine trattiene quello che la persona dipinta vide quando si guardò sulla superficie dello specchio convesso. Cioè, la cosa paradossa è che il giovane parmigianino non offriva un ritratto, ma offriva un specchio dipinto. Cioè una cosa di speciale, una relazione speciale tra il suo specchio e il suo sguardo
è il suo specchio tradotto in un dipinto. Io non posso, per mancanza di tempo, e adesso non posso discutere questa opera molto interessante. Nella cultura occidentale, innumerevoli dipinti hanno messo in scena lo spettacolo dello sguardo su una scena pubblica o in ambiti privati. Essi hanno rappresentato il mondo come un territorio che viene costituito da sguardi che cercano il mondo e lo mancano del tutto. Costantemente ne scaturiscono soglie che vengono instaurate o scavalcate da questi sguardi. Ne nasce l'impressione che l'arte occidentale abbia trovato nello sguardo un tema decisivo, tipicamente occidentale. Ma il problema per noi è così tradizionale, siamo così abituati a questo che non facciamo l'osservazione che questo è una cosa speciale per la cultura occidentale e non così per altre culture visive e artistiche. Las meninas, oh no, un momento, sì, adesso abbiamo las meninas. Velázquez ha dipinto alla corte spagnola, questo quadro può fungere da paradigma. Già il titolo ci fa cadere in una trappola. Certo, le meninas stanno intorno all'infanta, al centro del quadro, ma ci distraggono dagli sguardi del pittore e della coppia reale, che sono i protagonisti segreti della scena. Foucault, nella sua celeberrima descrizione, ha individuato in questo quadro l'essenza della rappresentazione classica, che costituiva l'oggetto principio della sua opera. Questa sua descrizione è una descrizione di sguardi. In questo luogo, scrive, lo spettatore e il modello si scambiano incessamente gli sguardi. Nessuno sguardo rimane neutrale nel quadro e davanti al quadro. Il soggetto e soggetto, spettatore e modello, si scambiano illegittimamente le parti. Si vede lo sguardo del pittore, ma anche lo sguardo dell'infanta, che si rivolge come d'un tratto allo spettatore che è stata la coppia dei genitori. Allora per me, io non posso discutere questo a lungo, ma per me la cosa essenziale è la seguente. Questo quadro non solo rappresenta gli sguardi delle persone rappresentate, ma anche gli sguardi delle persone non rappresentate. Le persone che sono solo rappresentate con i loro sguardi, cioè sguardi da fuori e sguardi da dentro. Questo per me è la cosa essenziale, per me il mio tema. Alla geometria della stanza viene sovrapposta la geometria degli sguardi. Da entrambe le parti della cornice, qui davanti e là dietro, personaggi che guardano e che sono guardati si assegnano reciprocamente i posti. Il gioco degli sguardi coinvolge lo spazio invisibile dinanzi al quadro e quelli che stanno al di qua del dipinto con noi o che stavano. Noi vediamo gli sguardi visibili e notiamo quelli invisibili, che reagiscono l'un l'altro. Gli sguardi dipinti superano i limiti della cornice. I personaggi nel dipinto ci guardano come se ci potessero vedere. Lo spazio davanti al dipinto continua quasi senza soluzione nello spazio del dipinto. Questa illusione ottica era ancora più compiuta quando il quadro si trovava nella sua originaria posizione,